come vi avevo anticipato su Instagram, in realtà ho fatto un sacco di shopping, infatti volevo anticiparvi già che la prossima settimana vedrete tantissimi video haul, un po' perché ci sono alcune cose che volevo farvi vedere e vi ho chiesto nei vlog e in tantissime mi avete detto che poteva essere interessante fare il video, un po' perché appunto ho fatto shopping molto vario di cose utili, di cose magari più futili, insomma il mio shopping compulsivo ha colpito ancora e ci tenevo ad avvisarvi che appunto settimana prossima ci saranno tanti video del genere, però con tanti temi diversi. Oggi ho deciso di registrare questo nello specifico, che è quello di tutto l'abbigliamento, più che altro sono accessori, che ho preso l'altro giorno mentre ero in giro sempre insieme a voi durante il vlog, perché stamattina prima di registrarlo ho fatto un sondaggio su Instagram, siccome ero indecisa tra questo video e un altro video haul dedicato a tutta la nuova collezione di MAC che sono stata a comprare a Torino ieri, visto che è uscita il 5, ieri era il 6, insomma vabbè, sto parlando della collezione Nico Panda e in realtà nel sondaggio su Instagram ha vinto appunto questo video, quindi oggi registro questo, però assolutamente poi registrerò anche l'altro perché ci sono delle cose veramente molto carine e poi sapete che mi piace sempre capire quali prodotti poi volete vedere che testiamo insieme per fare magari un full face o first impressions, vabbè. Quelle cose poi ve le dirò nell'altro video, adesso concentriamoci su quello che ho comprato l'altro giorno. Sono stata bravissima con tutto, nel senso che è tutto integro esattamente come l'ho comprato. L'unica cosa che ho già usato, quindi ve la faccio vedere per prima, è un paio di scarpe, anzi sono un paio di scarpe, e nello specifico sono queste scarpe di Vic Mathieu, bellissime, sono degli stivaletti con questo taglio molto particolare che secondo me tende a slanciare tantissimo la gamba, perché è vero che fascia nella zona della caviglia, però essendo fatto in questo modo tende a far sembrare la gamba più lunga, perlomeno a me dà quell'impressione. Il tacco è un tacco comodo perché sarà un tacco 6 cm esagerando e mi piace tantissimo il fatto che abbia questa lavorazione un po' lucida, però allo stesso tempo che sembra appunto di pelle rovinata, non so bene spiegarvi, però li trovo veramente bellissimi questi qua. Si chiudono con la loro cernierina e sono super super comodi, li ho già utilizzati quindi posso assicurarvelo. L'unica cosa stranissima di Vic Mathieu che mi succede però con tutte le scarpe è il fatto che anche se è il mio numero, il piede all'interno tende sempre un pochino a ballare, però mi hanno detto che è normale, infatti provando il numero in meno sono assolutamente troppo strette ed è una cosa che trovo ulteriormente più comoda perché soprattutto adesso che si va verso la bella stagione, quindi il piede durante la giornata tende a gonfiarsi, il fatto che siano un po' più larghi all'interno mi permette appunto di non aver problemi anche se il piede si dilata un po'. Questi, se non sbaglio, li ho pagati 2,75, però non vorrei dire una cavolata, quindi se ho sbagliato poi fatemelo sapere. Poi passiamo a due cosine di abbigliamento che devo ancora spacchettare proprio perché non le ho volute utilizzare per il video. Fanno parte della stessa linea della maglia, per esempio, che indosso oggi, però sono della nuova collezione. Penso che anche questa fosse della nuova collezione, però sinceramente non lo so. A me piacciono tantissimo e quindi le compro anche se magari non sono le ultime uscite. In questo caso sono sicura che siano gli ultimi usciti e ho preso questa maglietta bellissima, super super oversize, e considerate che la volevo talmente oversize, invece di prendere l'XS, quindi la più piccola, ho preso la S perché mi sembrava che l'XS non fosse abbastanza over. Lo sapete che a me piace tanto questo stile, so che a voi non fa, cioè ad alcune di voi non fa impazzire come sta su di me, però a me piace, quindi ho scelto addirittura la taglia più grande. La cosa che farò è portarla con la manichina arricciata, cioè più che arricciata farò il risvoltino alla manica in questo modo, e la maglia rimane così a righe bianca e gialla con la scritta Yesterday. C'era anche a righe rossa e bianca, però sinceramente io preferisco il giallo, poi mi piaceva il fatto che avesse il bordino blu e la scritta in blu, ce l'ha da tutte le parti il suo bordino. E niente, portata così in modo over a me piace tantissimo, tant'è che appunto ho preso pure la taglia in più pur di averla fatta così. Questa qui dovrebbe avere il prezzo scritto sopra perché c'è il cartellino, così ve lo dico. Perché non c'è mai il prezzo scritto sopra? Non c'è, come sempre, c'è scritto S, modello che è J0705, Fabric, non c'è scritto il prezzo, va bene, comunque
Credo, vediamo se c'è lo scontrino. No, non c'è lo scontrino perché ho preso un botto di cose in quel negozio, però credo intorno ai 190, un po' come questa, ma non sono mica sicura sinceramente. Invece un po' più pesantina, però sempre con lo stesso principio, ho preso anche questa, che in realtà è una sorta di cardigan super super oversized. In questo caso la taglia troppo grande era effettivamente troppo over, soprattutto perché è una maglia che voglio portare in modo diverso rispetto all'altra. In questo caso l'ho scelta con il bordino rosso, le righe bianche e blu ovviamente, ma di quelle potevate già essere sicuri, e la scritta Yesterday in rosso. Poi ha tutti i suoi vari bordini ed è di un cotone abbastanza pesante, ma neanche troppo, cioè è proprio adatto, perfetto, preciso per questa stagione. E questa qui avrà di nuovo il cartellino e non avrà il prezzo, infatti. Stessa identica cosa dell'altra, cambia il nome del modello, mi piaceva veramente tantissimo e questa penso che me la vedrete già indossare nel prossimo vlog. Tempo di darle solo una rinfrescata. Mi stavo perdendo per strada gli acquisti di The Zenith, che non so se avete notato, ma qui ad Aosta mi hanno dato ancora il sacchettino natalizio, non ho idea del motivo. Penso che comunque in questo caso possiate già immaginare di cosa si tratta, però io adesso vi stupirò. Ho preso dei collant, questi qui con soprattutto gli strass applicati, sia bianchi che rosa, e sono quelli con la retina piccola, perché ho già quelli con la rete molto più larga e gli strass più grandi. Invece avevo preso da Calzedonia, non so, tipo un mesetto fa, no, forse esagerato, 2-3 settimane fa, le ho pagate 5,90 e ho preso la taglia SM. Chiara passione body, e ho preso questo body bellissimo, veramente, con la parte della coppa che ha all'interno il doppio strato per cercare di renderla un pochino meno trasparente, però in realtà lo sapete che non lo porto così, ma va bene, poi tanto ve lo farò vedere indossato. Comunque il body è questo, mi piace tanto il dettaglio che c'è qui sul décolleté, quindi il fatto che abbia questo cosino e poi un ulteriore buchino sul retro. È molto molto semplice, è fatto a V e sopra ha tutta questa stampa floreale con i glitter, quindi ci sono fiori, ci sono, penso che questa sia una felce, questi qua no, non so distinguere il tipo di fiori, però ha questa fantasia che è molto bella perché non è troppo invasiva, secondo me è un vedo non vedo, e anche il glitter non è troppo eccessivo. Questo qui l'ho pagato 16,90 e ho preso la SM, e poi sì, c'è anche lui, è immancabile questa cosa, lo sapevate. Ho preso anche l'altro pigiamino della collezione dedicata ai mini pony, quella che vi facevo vedere che ne avevo già comprato una parte, ve l'ho mostrata nell'ultimo vlog, e vi avevo accennato che appunto sarei tornata a comprare il pigiama, che è questo qui, quindi la versione grigia, che è fatta diversa dall'altra nel senso che ha solo il disegno davanti. Questo qui l'ho pagato 25,90 e il pantalone è fatto in questo modo, quindi ha su tutti i mini pony, poi ci sono tutti i pois colorati, fucsia, gialli, blu, i cuoricini colorati, è bellissimo, e a differenza dell'altro questo ha il pantalone che si chiude con l'elastico, l'altro invece va giù largo normale, cioè semplice, non è largo, segue proprio la gamba. Io devo dire che in realtà preferisco quelli come l'altro, però anche questi, visto che i pigiami di The Zenith sono un po' grandi, non mi dispiacciono, cioè mi ci trovo bene con entrambi i modelli, se devo scegliere prediligo l'altro. Comunque appunto alla fine, come vi avevo anticipato, ho ceduto e l'ho preso. Poi ero andata a vedere una borsa che mi piace tantissimo di Cucinelli, purtroppo qui ad Aosta non l'ho trovata, sicuramente la cercherò quando sarò a Milano, ma ne ho trovata una di Furla che trovo veramente stupenda, adesso la apriamo insieme, e si tratta di questa borsettina fucsia. Io spero che i colori stiano rendendo, se no farò dei close up perché merita veramente. Di questa qui vi avevo messo sicuramente una foto su Instagram Stories perché ero indecisa tra questo colore, un rosso fragolato molto bello, e un altro modello che non c'entra niente con questa, che era sul lilla ed era molto molto più piccola. Devo dire che tra tutte le risposte ho visto che ha vinto questa, che poi alla fine, una volta che ho letto le risposte, mi ero anche già decisa io a prendere questa, quindi siamo state telepatiche come al solito. Ed è molto carina nel senso che ha la stessa chiusura delle altre borse che ho, che mi pare si chiamino Metropolis, però è un modello un po' diverso, nel senso che lo trovo un pochino più da ufficio, più elegante, però allo stesso tempo questo colore la sdrammatizza molto. E poi lo vedrete che sono fissata con questo tipo di forma, adesso capirete il perché. Comunque all'interno è fatto in questo modo, quindi è molto capiente, c'è la sua tracollina che è qui,
però sinceramente non so se userò la tracolla o se la porterò semplicemente a mano, perché mi piace molto l'idea di tenerla così, non lo so, mi sembra una borsa a mano perfetta, magari lascio attaccata la tracolla e la lascio dentro, così in caso di esigenza posso utilizzarla. E appunto è davvero, adesso che ho tolto la carta si vede meglio, comunque è molto capiente, super rifinita, si può anche aprire, quindi diventa ancora più grande ed è molto rifinita anche sul fondo, nel senso che ha sempre i quattro piedini, un po' come succede con le Metropolis. Mi piaceva veramente tantissimo, mi pare che costasse intorno ai 300 euro, 3,20, 2,70, sinceramente non mi ricordo, guardo se ho lo scontino. No, come al solito ho disperso lo scontino. Comunque la borsa è questa e mi fa impazzire, aspettate che la chiudo, se no continua a tintennare. Tintinnare, sì, è giusto. Ah, qui c'era anche il cosino, così gliel'abbiamo tolto e da oggi posso usarla. Poi ancora ho preso queste scarpe, cioè questa scatola di scarpe di un brand che assolutamente non conosco, adesso scopriremo qual è, però mi piacevano le scarpe in sé, lo sapete che se mi piace qualcosa la compro indipendentemente dal brand, dal prezzo. Anche ci sono tante cose low cost in realtà che mi piacciono, perché spesso nei video mi succede di leggere hai comprato i soliti stracci o i soliti quattro stracci. In realtà probabilmente sarà così anche questa volta, nonostante non siano acquisti in negozi low cost. Credo che il fatto che una cosa sia più costosa piuttosto che meno costosa non implichi che possa o non possa piacere, quindi è sempre solo una questione di gusti. Tipo queste mi piacevano, non ho idea del brand, però le ho prese e sono queste sneakers bellissime con tutta la suola fatta in questo modo e sono argentate lucide con una strisciolina di glitter e gli inserti neri, anche le stringhe sono nere, tra l'altro gli inserti sono tipo scamosciatini. La marca è di Elena Aki, sinceramente è un brand che non conosco, però mi piacevano veramente tantissimo, le ho provate, sono super super comode, il simbolino è questi due triangoli uniti, quindi boh, chi lo conoscesse mi faccia sapere. A me piacevano, le ho trovate super comode e le ho prese, le ho comprate in un negozio qui di Aosta che è in via, dove spesso trovo le scarpe da tennis, e dove anche avevo preso le mie francesine, quelle glitterate che uso perennemente in questa stagione in autunno. E queste qui le ho pagate 160 se non sbaglio, aspettate che guardo sulla scatola, 37 come al solito non c'è scritto. Comunque mi pare 160-170. E per finire l'ho lasciato per ultimo perché è stato l'acquisto sicuramente più costoso di tutto l'haul ed è anche quello che più in assoluto non vedevo l'ora di iniziare a utilizzare, ed è all'interno di questa dust bag che è una borsina di Prada, e ho comprato questa borsa bellissima, cioè veramente la adoro, bianca, lucida, con la scritta in 3D, sempre con questa forma, quindi da portare a mano. Vi dicevo che mi sono fissata, ha qui la sua pochettina che si apre sempre con la scritta in 3D e all'interno, volendo, c'è anche la tracollina, ma penso proprio che in questo caso non gliela attaccherò neanche, perché mi piace tantissimo che sia così, mi piace un sacco il fatto che abbia i bordi neri rifiniti, è molto molto bella e anche il materiale con cui è fatta è molto particolare. Anche questa qui si apre in questo modo, quindi ha i suoi bottoncini sul lato. E adesso vado a togliere la carta così vi faccio vedere la capienza. Come al solito non è grandissima, ma non è neanche piccola, qui ci sta assolutamente tutto. È praticamente fatta così all'interno, non so se state vedendo qualcosa, ha anche la sua cernierina qui di lato che si apre per mettere magari le cose più piccoline, e veramente la trovo finissima, elegante, super stupenda. Questa qui sta bene sia di sera che di giorno con un jeans, sta bene veramente con tutto. Poi voglio abbinarla anche agli stivaletti di Vic Mathieu, che secondo me possono stare molto molto bene insieme. E insomma la adoro, è bellissima, l'avevo già vista sul sito e sinceramente non mi aveva colpita in foto, invece dal vivo mi ha attirata subito, infatti ero entrata per comprarne un'altra di Prada, quella con, che poi non so, sono indecisa ma penso che tornerò a comprarla, che è di quelle strane pochette che si incastrano con il pezzo che spunta, non so dirvi il nome del modello, quindi
spero di essermi spiegata, però poi ho visto questa e non ho saputo resistere. Alla fine ho comprato lei e l'altra semmai il mese prossimo. E niente, io spero di avervi fatto vedere tutto. Mi fossi dimenticata qualcosa per strada, ve lo faccio poi vedere nel prossimo vlog, tanto settimana prossima. A parte questa miriade di videoli in arrivo, sicuramente riuscirò a vloggare di più, perciò nel caso inserirò lì le cose che mi sono persa per strada. Come al solito aspetto di sapere tutto quello che ne pensate con un commento qui sotto. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani col nuovo video. Ciao!